oggi vi voglio deliziare con dei gustosissimi, buonissimi biscotti con anice e caffè. Ma in sostituzione dell'anice potete mettere la sambuca. Beh, iniziamo subito con questa splendida ricetta! In questa ciotola abbiamo 250 g di farina 0 oppure 00 come preferite. Andiamo ad aggiungere 150 g di zucchero semolato, 20 g di caffè in polvere, quello della moka, quello che facciamo la mattina, poi 4 g di lievito per dolci e un pizzico di sale. Quindi con un cucchiaio vado a mescolare il tutto. Dopo aver miscelato per bene, vado a fare il buco al centro e vado a mettere due uova. Poi aggiungo 30 ml di, io in questo caso metto sambuca, ma come ho detto all'inizio della ricetta, anche anice va benissimo. E poi 20 ml di olio di oliva oppure di olio di semi. A questo punto vado ad amalgamare gli ingredienti ed impastare. Ed eccole qui il nostro impasto. Come vedete si presenta morbido e appiccicoso. Ora vado a spolverare il piano di lavoro e verso il mio impasto. E quindi ora che faccio? Mi aiuto con una spatola infarinata, infarino anche un po' la superficie della pasta e vado a raggrupparla. Perché come notate si presenta un impasto molto molto morbido, quindi se occorre usate della farina sul piano di lavoro e anche un po' sull'impasto in modo che non si appiccichino le vostre mani. Come vedete abbiamo creato un panetto, eccolo qua, lo vado a pirlare, a sistemare per bene e quindi adesso lo vado a mettere in pellicola. Così, oppure con una ciotola coperto e lo lasciamo qua a temperatura ambiente a riposare per 15 minuti. E trascorsi i 15 minuti, che faccio? Vado a mettere il mio impasto sul piano di lavoro sempre infarinato, prendo un pezzetto con una spatola infarinata in modo che si tagli bene e vado a creare delle palline. Le palline le fate dalla grandezza desiderata. Come potete vedere qui accanto a me ho una placca rivestita da carta forno e vado ad adagiarle distanziate una dall'altra. E come potete notare, dopo averli adagiati sulla placca rivestita da carta forno, un po' resettano. Ora, a piacere potete mettere dei chicchi di caffè. Cospargiamo la superficie con un po' di zucchero semolato. E a questo punto ho riscaldato il forno a 180 gradi statico e andiamo a cuocere per 20-25 minuti. E noi ci vediamo all'assaggio. Lo vogliamo prendere insieme un bel caffè con questi biscotti, appunto con sambuca e caffè. Ripeto, potete farli con sambuca ma anche con anice. E guardate l'interno di questi biscotti meravigliosi. E io vado subito a fare l'assaggio e poi beviamo il caffè. Lo facciamo finta che stiamo tutti insieme, così lo prendiamo tutti. Guardate. Meravigliosi, buonissimi. E con questo io vi auguro una buona giornata, vi ringrazio di cuore, davvero, in tutto, per tutto, come sempre. Ciao a tutti di cuore, da Liziana Manipasta.